siamo quasi. Adesso due domande. Lei fuma? Nel caso in cui non fosse disponibile sua moglie, ma questo lo facciamo solo per le persone che sono disabili, noi cercheremo di prendere un appuntamento a domicilio. Le volontarie e i volontari della Croce Rossa stanno lavorando senza sosta per questo servizio importante per le nostre comunità. Se ricevete una chiamata con lo 06 55 10, ecco, è la Croce Rossa italiana, non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio importante che potete rendere al vostro paese attraverso un piccolo prelievo venoso. Allora ascolti, io ho bisogno soltanto per fare mole questa auto medica con l'infermiere a bordo da... Si riesce a parlare molto bene. Bene, assolutamente, sì sì, sono proprio... E si prendono gli appuntamenti? Assolutamente sì, tantissimi. Finora tutti dicono di sì? Sì, diciamo nella grande maggioranza. Un'analisi nazionale su un campione di 150.000 persone che ci permetterà di capire esattamente che cosa è successo nel nostro paese sul coronavirus. Io voglio ringraziare i volontari della Croce Rossa, l'Istat, che hanno consentito questo lavoro insieme a tutte le regioni italiane. Conoscere l'epidemia è un modo straordinario, importante per affrontarla meglio e per vincerla.